Ciao, sono Carlito, sono nel team Y insieme a Furia. Io mi occupo della parte più hardware, quindi IoT. Quello che faremo qui, per gli strumenti che dovremo restituire al territorio secondo quanto verrà deciso dagli altri team durante questo workshop, mi occuperò più della parte fisica e pratica, mentre Puglia si occuperà più della parte non tangibile software. La metodologia di apprendimento in questo workshop, che è quella praticata dalla scuola open source, è il metodo hacker, che è molto diverso dall'apprendimento convenzionale. Perché l'apprendimento convenzionale è un apprendimento frontale, mentre invece questo è un apprendimento più orizzontale, dove il discente è coinvolto insieme al docente nella formazione. E quello che posso portare io è, diciamo, il metodo di autoapprendimento oppure di apprendimento da autodidatta, perché per fortuna in questo periodo è molto più facile rispetto a tanto tempo fa avere accesso alle informazioni, ma soprattutto alle risorse di formazione. Cioè, al giorno d'oggi, grazie a internet e grazie alla comunità di internet, è possibile accedere a materiale di formazione impensabile, di qualità molto elevata, qualità anche comparabile con la formazione che viene offerta da anche università prestigiose. Addirittura ci sono certe università che offrono formazione tramite il programma OpenCourseWare. E quindi una persona è in grado di imparare a programmare o imparare a realizzare un circuito anche complesso, utilizzare dei sensori complessi e fare tutto questo senza dover necessariamente frequentare l'università. E si può fare tutto da soli, basta sapere dove e come andare a cercare nella rete e anche con chi interfacciarsi all'interno della rete. Questa cosa non era possibile quando io frequentavo la scuola superiore e studiavo elettronica all'epoca. Non avevo accesso a internet e comunque internet non era ancora maturo da questo punto di vista. Ebbi la fortuna che un professore mi diede un microcontrollore, e mi diede lo schema del programmatore e mi diede qualche indicazione su come cominciare a programmarlo. Mentre invece oggi chiunque può da zero poter realizzare un sistema complesso, non solamente IoT, può realizzare veramente qualsiasi cosa, non c'è limite a nulla. Anche perché oggi la tecnologia si è evoluta molto e c'è anche una semplicità nel potersi approcciare alla programmazione, perché ci sono dei microcontrollori che costano poco, sono pronti da utilizzare, basta collegarli al computer con un cavo e si possono già programmare. Mentre invece prima bisognava realizzare un circuito, era anche difficile trovare i materiali. E quindi quello che si fa nel team Y, durante questo workshop, è quello di esploitare, per così dire, tutte queste capacità che abbiamo al giorno d'oggi.